Filippo Nigro, buongiorno. Amore, pensaci tu, ci avevi accennato qualcosa quando ci siamo incontrati per Romanzo Siciliano, però insomma adesso ci siamo, la serie va in onda, chi sei, cosa fai? Sono Marco Pellegrini, sono sposato con Anna, che è un medico, una ricercatrice, una biologa, e l'attrice è Giulia Bevilacqua. Ed è, diciamo, tra questi quattro padri quello che vive di più in famiglia, quello che vive in famiglia godendosela la famiglia, pensando che sia un privilegio e che non pensa neanche minimamente, diciamo, a lavorare di più di quello che fa, perché comunque lui lavora part-time per una società pubblicitaria di cui lui è creativo e nel tempo, di fronte a eventuali promozioni, eccetera, lui si tirerà sempre indietro, appunto, perché considera fondamentale il fatto di stare con questi due figli. Ha un figlio di 16 anni, una di 5 anni, una di 6 anni. E proprio a un certo punto della serie, visto che ha preso tempo appunto dal lavoro per stare con questa bambina che era appena nata, appunto a 6 anni, e poi inizia a tornare part time al lavoro e si creano delle dinamiche. A contrasto con il mio personaggio c'è quello di Emilio, per esempio, Solfrizzi, che è un padre all'antica, di quelli che dicono io porto i soldi a casa, e quindi ci sarà questo incontro buffo, divertente, appunto tra due modi completamente diversi di essere padri, insomma. Senti, si diceva prima che questa serie racconta un po' l'Italia che evolve, no? L'Italia dal punto di vista, in questo caso, familiare. Esatto. E tu questo lo riscontri, tu hai tre figli, no? Di quanto ti occupi di loro? Beh, io ho tre figli, me ne occupo parecchio, tanto. C'è sempre un sotterraneo divertimento, insomma, quando un padre è impegnato con i figli, soprattutto da parte delle mamme, no? Insomma, sorridono, e parte il complimento, ma è sempre un complimento così stupito: che carino, guarda quanto è bravo, guarda come si occupa dei bambini. Però come se poi dopo, diciamo, quella mansione non gli appartenesse realmente, come se poi qualcuno che è veramente capace dovesse poi subentrare da un momento all'altro, e in quel caso la madre. Molte madri non la pensano così, chiaramente sono felici di avere una figura importante quanto, perché insomma, voglio dire, essere padre, il padre è importante quanto la madre. Io lo vedo nel mio caso specifico, ma lo penso da sempre, per cui, però purtroppo ancora c'è chi dice mammo, ancora ci sono queste cose così che fanno sorridere, ma che evidentemente se si dicono e si fanno è perché comunque c'è ancora forte questo pregiudizio, no? Forse a volte proprio da parte delle no, insomma, si scherza, è un continuo, no? Cioè, fuori da scuola chiedono, chieda a sua moglie se suo figlio ha quella, chieda. Io sono il padre, lo posso dire io. Ma a volte pure meglio su alcuni argomenti, oppure fai la spesa con i bambini, la vecchietta che ti dice, ah, stasera mamma mi fa la cenetta, se andare a fare la spesa con papà. Non dico, no, ma cucino io. Cioè, insomma, ci sono tutte queste cose buffe, però insomma. Vabbè, quindi l'Italia evolve, ma lentamente, diciamo. Lentamente, sì, come tutte le cose. L'ultima cosa, Filippo Nigro, prossime cose, prossimi progetti? Ehi, i prossimi progetti, sto girando Suburra, una serie Netflix. Questo posso dire poco, però sto girando questa serie. Che viene dal film, diciamo, che abbiamo visto. Sì, che viene dal film, sì. Viene dal film, prima, come fosse un prequel, diciamo, ma sì, esatto. Grazie mille, in bocca al lupo. E comunque, quando vai a fare la spesa, chiamami, perché ti riprendo come papà, che è una cosa un po' strana. Io faccio la spesa e a volte cucino pure, pensate un po'. Accidenti, magari dai anche una spazzata a terra. No, ecco, quello non ce la faccio proprio. Ecco, là vedi, sì, lì giustamente rientra il pregiudizio, certo. La cosa, proprio lì non gliela posso fare. No, vabbè, a meno che non ho fatto qualcosa di veramente grave, insomma. Grazie. Ciao. Filippo. Ciao.